Sì. Intanto vi ringrazio, tutti che oggi sabato pomeriggio di solito è dedicato alla famiglia, agli impegni un pochino più personali e quindi anche oggi dedicate un momento alla cultura, a questo momento diciamo culturale, la presentazione di questo libro da parte di Rossana Ercolini. Quindi un ringraziamento a tutti, anche a coloro che rappresentano partiti, soggetti politici che sono, diciamo, sono parte attiva della politica giugliese. Quindi voglio ringraziare la presenza dell'assessore Grimi, del consigliere Franco Arboretti, non so se dimentico qualcuno in questo momento, ma poi potrò tornarci. Poi altri consiglieri di Teodoro e Ragni, Luigi Ragni, quindi cerco di non dimenticare nessuno, vi ringrazio veramente di cuore di essere qui. Abbiamo fatto questo momento in occasione anche di un altro impegno di Rossana Ercolini nella provincia di Teramo, quindi l'amicizia che lega a Giulianova, questo legame diciamo che c'è da anni con l'amministrazione, con altri momenti anche fatti in questa città riguardo il tema dell'ambiente, in particolare l'adesione a rifiuti zero, quindi questa filosofia di gestione dei rifiuti è, diciamo, fa parte della cultura di Giulianova e è legata a Capanno in qualche modo, anche attraverso la persona di Rossana Ercolini, dell'ex assessore Ciacci, insomma sono stati vari momenti. Quindi come vedete c'è il segretario provinciale del Partito Democratico insieme a noi, l'onorevole Ginoble, che tra l'altro è componente, segretario della Commissione Ambiente della Camera, abbiamo il nostro sindaco, che anche lui è attento diciamo, a questa filosofia di rifiuti zero che abbiamo portato avanti da anni in questa città. Quindi c'è Luciana Del Grande di Zero Waste Abruzzo, ecco Franco Gerardini che arriva, prego Franco. Quindi iniziamo questo momento, prego, accomodatevi, poi sono un po'. Prego. Vedete che ci sono messi. Bene, il tutto terminerà alle 17 per problemi che Rossano ha per il suo rientro, quindi è legato in qualche modo agli orari di treno. Quindi cercheremo di ascoltare soprattutto Rossano Ercolini, con il vostro contributo. Io a questo punto lascerei la parola al segretario provinciale, se puoi fare un saluto, poi passiamo al sindaco e l'onorevole, insomma, con l'impegno di lasciare spazio a Rossano Ercolini. Quindi se il segretario provinciale. Grazie segretario. Io intanto ringrazio il circolo di Giulianova che è sempre vivo per un po' tutte le tematiche, soprattutto adesso questo per noi è molto importante visto un po' la società di oggi. Io devo essere sincero, io so che c'è stata una cosa del genere anche a Teramo, credo, vero? Sì. Un po' di tempo fa, io non c'ero probabilmente e me ne scuso. quindi ho approfittato per cercare anche un po' di capire e mi hanno detto è molto interessante, poi ho anche il libro e acquistiamolo e cerchiamo anche un po' di capire. Io mi limito semplicemente a ringraziare il Partito Democratico di Giulianova per fortuna che c'è, perché adesso ho cominciato un po' ad affinare un po' tutti i manifestini, ma insomma rende viva questa città un po' per tutti quanti gli argomenti. Quindi io mi limito semplicemente a ringraziare, perché è molto interessante il dibattito, si aprirà qualcosa, ascolteremo anche il sindaco, poi l'onorevole, poi c'è Gerardini che ci insomma
credo che abbia trascorso parecchio tempo ad occuparsi di questa materia, credo ci possa anche un po' spiegare gli altri, non li conosco, ma sicuramente li conoscerete. Quindi grazie segretario e continuiamo così su Giuliano, grazie mille. La presenza di Rossano Ercolini, che ormai è un amico della nostra città, della nostra provincia, è importante. Da anni noi parliamo ed è importante che questo germe, questo germoglio venga messo a dimora, come diciamo spesso con Luciana, nella regione Abruzzo. Parliamo dell'approccio culturale e quello che Ercolini fa da sempre e che noi a Giulianova facciamo da qualche anno è quello di approcciare culturalmente il tema dei diritti, ridurre alla base la produzione dei rifiuti vuol dire abbassare la percentuale di rifiuto che va nella frazione indifferenziata, che poi è quella che necessita poi delle discariche. Se noi riusciamo a ridurre questa produzione alla fonte, quindi con le buone pratiche che adottiamo nel nostro quotidiano, che stiamo cercando con molta difficoltà di fare anche nella nostra città da qualche anno, cioè utilizzare non più la plastica ma il vetro, utilizzare non più le buste di plastica ma quelle di canapa naturale, utilizzare cioè tutti quei materiali che non necessitano di essere digeriti dall'ecosistema anche per centinaia di anni. E nel contempo facciamo una differenziazione del rifiuto sempre più spinta, ci consente di appunto riutilizzare con tutta la ciclicità dell'economia a 360 gradi il vetro, la carta e tutti quei materiali che invece di essere buttati come si faceva il tempo nel cassonetto vengono recuperati, siamo a buon punto. Qual è l'approdo finale? No? L'utopia, che io ritengo che possa essere invece non un'utopia ma una cosa concreta, quella di non utilizzare più neppure le discariche, se non per una frazione veramente limitata. Siamo in grado di fare questo, ci dobbiamo lavorare. Io vi saluto e concludo qui e sotto forma di auspicio nel protocollo rifiuti zero all'epoca con questa amministrazione, il vice sindaco e il delegato dei rifiuti non solo a quello era Gabriele Frupponi, noi aderimmo a quel protocollo, no? E fummo i primi in Abruzzo. Adesso qualcuno, Luciana, sta uno dei proponenti, era Luigi Ragni. Era Luigi Ragni, me lo ricordo, però non è tanto quello della primogenitura. Ci sono diversi approcci a questa materia, l'importante è che diventi un patrimonio culturale di tutti noi e che ne facciamo un approccio non solo politico, non solo amministrativo, ma che diventi la buona pratica dei nostri giovani, delle nostre famiglie, delle nostre mamme. Noi a Giuliano adesso abbiamo superato il 70% di differenziati, basta, no, è solo un punto di inizio. Ci sono tante altre cose da fare, il centro di riuso, l'ecocentro, stentiamo a farlo decollare, dobbiamo lavorarci su, ma dobbiamo tutti insieme trovare le migliori pratiche per far sì che questo mondo, questa cultura sia sempre migliore, che veramente si scongiuri qualsiasi possibilità, onorevole Ginoble, che purtroppo il governo, possiamo dirlo, noi siamo del PD, ci crediamo, questo partito ci crede, forse c'è una parte del nostro partito che deve essere educata meglio. Io sono contro gli inceneritori e questo partito di Giulianova lo è sempre stato da anni. Qui ci sono tanti rappresentanti della, come dire, della vita politica di questa città, di questa provincia, che sono contro. Questo seme deve essere, come dire, il fatto germogliare deve essere patrimonio di tutti. Noi siamo contro gli inceneritori, noi siamo contro tutto quello che non è filosofia di recupero e di utilizzo del rifiuto vero, senza compromettere l'ecosistema. Grazie. La politica di gestione dei rifiuti sul recupero e il riuso di tutti i materiali e anche gli oggetti, giusto? No, c'è il riuso insieme. Volevo ricordare anche la presenza di alcuni consiglieri di Roseto,
del Piglio e della Ginoble, e non da ultimo, ma c'è il nostro capogruppo Federica Rasanella anche presente, e poi invito magari se vuole darci un contributo, gli spazi sono sempre disponibili. Saluto anche l'arrivo del consigliere Antelli. Grazie, ti puoi accomodare qua, Sonia? Grazie. Quindi ringrazio la presenza anche del consigliere Antelli. Quindi a questo punto farei fare un saluto, un intervento all'onorevole Ginoble. Prego. Cordiale saluto a tutti, un ringraziamento a Giuliano, al partito, a tutti coloro che hanno la possibilità di organizzare incontri come questo. L'ultimo a cui ho partecipato riguardava un po' il segretario del ricordo delle comunità sociali. Sì, poi abbiamo fatto sui fiumi, c'eri anche tu. La proposta di legge sui poi fiumi. Oggi parliamo di questo argomento altrettanto importante. Facevo prima una battuta con il segretario provinciale, sto facendo una chiacchierata domattina con il collegato e anche la dimostrazione di una diversa cultura, di una diversa capacità di occuparsi di problemi reali come quelli di oggi. Insomma, veramente grazie a Giuliano, grazie a Ercolino, che poi qualcuno potrebbe definirlo fuori dal coro. Io credo che sia una cosa importante del corpo, questo argomento, questa materia, che permettetemi di dire non è oggi legato, oggi parleremo solo dei rifiuti, ma oggi questo tema è il tema centrale del mondo. Fra due giorni si aprirà a Parigi la conferenza dell'ONU sul clima. Partito dal 92 non ha prodotto grandi effetti, c'è però una maggiore sensibilità, c'è una maggiore convinzione. Il titolo di questo incontro non lo bruciamo solo bruciando rifiuti, ma lo bruciamo in tanti modi. Se non ce ne accorgiamo in tempo, forse non facciamo più in tempo. Permettetemi di dire che addirittura a Parigi si discuterà sulla riduzione dei gas serra, non più imponendo una riduzione, ma chiedendo ai vari paesi quanto loro sono disposti a dare per contribuire ad abbassare questo. Su questo argomento c'è da fare tantissimo, basta dire che ci avviciniamo ad un aumento della temperatura di 2 gradi e quello che è grave è che questi 2 gradi non aumentano in maniera uniforme su tutto il pianeta. Abbiamo circa 8 gradi all'Artico, abbiamo invece i mari che magari, come devo dire, fronteggiano la Russia e il Giappone, dove invece la temperatura si abbassa, e questo creerà dei problemi incredibili. Immaginate che la guerra della Russia non è, la guerra della Siria non è nata solo principalmente per lo scontro dell'etnia, ma perché una parte di quel territorio è dedicata a città estrema. E coloro che abitano questo territorio hanno pericolato. Questi semplici esempi ci portano un po' a comprendere l'argomento che abbiamo di fronte. E il fatto che a Parigi, che è stato poco tempo fa, oggetto di quell'orribile attentato, si abbia avuto il coraggio di avere 100 paesi partecipanti, 147 capi di Stato, ci fa capire la gravità e anche la coscienza che piano piano sta avvolgendo coloro, sia i potenti, ma soprattutto le persone semplici e le nostre comunità. C'è bisogno di risparmio delle risorse, c'è bisogno di diminuire gli gas serra, c'è bisogno di comprendere che soprattutto lo sviluppo, a cui, come devo dire, tutti siamo per un certo verso obbligati, non deve produrre complessivamente, sicuramente, una serie di rifiuti rispetto ai quali non sappiamo come intervenire. La Commissione Ambiente di cui faccio parte mi vede qualche volta protagonista, nel senso che cerco di stimolare anche il nostro partito da Pia, dicendo che su questo argomento dobbiamo fare di più, dobbiamo essere più coraggiosi, sfidare anche i cosiddetti poteri.
coloro che vorrebbero, come devo dire, a cambio di poco colpire gli interessi di casa. Noi abbiamo adesso per esempio una legge che fra poco, insomma, credo che verrà vita, quella della riduzione e del consumo del suolo, un altro argomento importantissimo. Non è possibile che noi abbiamo ancora la voglia di occupare per le costruzioni terreni intatti quando abbiamo territori ancora su cui potremmo costruire benissimo, abbiamo intere aree dismesse industriali, abbiamo centri di città che non sono abitati, c'è bisogno di una cultura diversa, c'è bisogno di una conoscenza dei problemi, c'è bisogno di una presa di coscienza che si fa con incontri come questi, e soprattutto noi partiti del centro-sinistra, partiti che dovrebbero essere particolarmente attenti. Dobbiamo fare un'azione continua, combinata. Non c'è nessuna ricetta miracolistica. La conoscenza e la presa di coscienza. Questo farà il discrimine tra chi vedrà lo sviluppo in un certo maniera e chi non lo vedrà. Noi dobbiamo fare il tifo per le generazioni future e iniziamo a dire facciamolo per la vita con coloro che ci vorrebbero impedire. Grazie. I ringraziamenti vanno anche alla libreria Ianni che in qualche modo ha supportato questo evento. Ecco, chi volesse acquistare il libro Non bruciamo il futuro lo può fare tranquillamente alle vostre spalle. Diceva di prima, c'è Dattoli che in qualche modo ci ha fornito, ci mette a disposizione questi libri. A questo punto io passerei anche qui per un contributo all'onorevole Gerardini la parola, poi diciamo del grande ci introduce il libro e concludiamo. Grazie, innanzitutto ringrazio il PD per l'invito a questo incontro, poi la presenza di Ercolini per noi è una presenza prestigiosa che dà coerenza a una città che ha un grande patrimonio di cultura ambientale. Genova, vorrei ricordarlo a tutti, nel 78 io insieme a Franco Arboletti, che vedo qui presente, insieme ad altri compagni ed amici, organizzammo la prima raccolta del vetro e la raccolta delle pile nei Tabaccai, il primo comune in Abruzzo ad avviare queste politiche del ciclo del recupero dopo il PPR 2011 del 82, tutto basato sul tema dello smaltimento. Si cominciò a parlare poi del decreto Ronchi finalmente di recupero e di riciclo. Questo patrimonio culturale e ambientale di questa città non deve andare disperso, deve essere molto valorizzato, direi più valorizzato. Penso che questa iniziativa del PD vada in questa direzione. Peraltro questa iniziativa si colloca nella settimana proprio dedicata a livello europeo, no? Alla riduzione e alla prevenzione dei rifiuti. Iniziativa che si fa ogni anno, ormai grande partecipazione intorno a queste problematiche. Io penso che si stia crescendo, no? Dal basso la cultura sui temi della prevenzione e del riciclo. In fin dei conti, se ogni abitante annualmente in Europa consuma circa 16 tonnellate di materiali, significa che c'è la necessità di consumare di meno per fare di più. Quindi consumare meno materiali, meno risorse, questo è un tema che è di grande attualità. E rifiuti zero è una strategia innovativa, soprattutto sul piano culturale, c'è un modo di concepire anche uno stile di vita diverso, no? Più sobrio, più aperto all'innovazione, più aperto ai temi appunto della prevenzione, quindi della non produzione dei rifiuti a monte, del recupero e del riciclo. Quindi i famosi 10 passi di cui si parla verso la strategia speriamo si possano realizzare anche in questa regione. Io voglio dire che insieme a Luciana Del Grande, insomma insieme a un po' di amici, abbiamo finalmente, no, creato il gruppo regionale, il comitato regionale rifiuti zero, speriamo che possa avere l'adesione di tanti cittadini, semplici cittadini, autorità, insomma, ecco, vari
soggetti civici impegnati sul territorio per promuovere questa strategia, questo grande messaggio culturale. Vorrei dire due cose, perché approfitto della presenza dell'onorevole Ginoble, che è membro della Commissione Ambiente della Camera, di cui io ho avuto l'onore di far parte. E innanzitutto vi vedrei proprio completamente, lo abolirei con il DPCM sugli inceneritori, assolutamente sballato nei contenuti e nelle cifre, proprio ci sono cifre ormai superate, si parla di residui di rifiuti da inviare a smaltimento che sono assolutamente superati nei dati, no? Delle regioni, sono dati superati, sono da aggiornare. E mi sembra veramente assurdo che mentre in Europa si parla di una moratoria, prima o poi arriverà anche questo provvedimento europeo per questi impianti, in Italia addirittura si parla di crearne di nuovi. E secondo me non è la soluzione all'emergenza rifiuti in tante regioni. La soluzione all'emergenza rifiuti è innanzitutto una grande promozione culturale dei temi della prevenzione, della riduzione del riciclo dei rifiuti. Dall'altra è quella di far funzionare bene la governance dei servizi, ovvero coloro che gestiscono gli impianti, coloro che gestiscono i servizi, perché su questo bisogna fare un grande salto di qualità, cioè gestire meglio i servizi che sono offerti agli utenti, ai cittadini. Spesso sono servizi onerosi e inefficienti perché non vengono organizzati bene o perché non hanno adeguati management, no? Di gestione dei servizi stessi. E spesso gli impianti potrebbero funzionare meglio e invece funzionano male, per cui molti impianti oggi sono anche chiusi per mala gestione, non perché quindi sono mancanti, sono insufficienti, gli impianti ci sono, magari bisogna farli funzionare, insomma, ecco. Ed è il caso di quello che è accaduto anche dalle nostre parti con il CIRSU. Abbiamo un esempio che è di una straordinaria negatività di quello che è accaduto in quella realtà. E mi dispiace mettere il dito, diciamo, delle ferite profonde anche del centro-sinistra, però è così, dobbiamo dirci, cioè la nostra forza sta nel fare autocritica laddove abbiamo sbagliato, promuovere una nuova politica che volti pagina rispetto ad alcune gestioni e vada su una direzione diversa, più innovativa, più efficiente. Ora io spero che con Luciana del Grande, dopo insomma, ecco, le ispirazioni originarie di Ercolini, in Abruzzo si possa promuovere adeguatamente questa strategia, questa che potrebbe sembrare una visione utopistica, ma non è, di rifiuti zero. E io spero che Giulianova dia, come abituato a fare, un esempio positivo, partendo dal ruolo che è straordinariamente importante di governo del PD locale, ma sapendo cogliere anche quelle giuste collaborazioni che ci sono sul territorio, non solo di associazioni, ma di singole sensibilità ambientali che a Giulianova sono tante. Io vorrei ricordare che sui temi di rifiuti zero ci sono state anche altre iniziative in passato che sono state fatte dal cittadino governante, da Eden Cibelli, mi sembra anche prima. Insomma, ci sono state iniziative che hanno colto il grande messaggio innovativo. Il cittadino governante fece collabori però va in quella direzione. Sono state, quindi il PD oggi raccoglie insomma, no, questo percorso, io penso che abbia la forza di valorizzarlo e credo che si potranno ottenere dei buoni risultati. Un invito al sindaco, e finisco, dobbiamo aprire più presto questo centro di raccolta, che ormai sta diventando una sorta di finestra, no? Questo centro di raccolta che è assolutamente importante per poter supportare adeguatamente le raccolte porta a porta, dove Giulianova oggi dà un grande esempio di efficacia, nel senso che gli obiettivi raggiunti sono molto interessanti sul piano quantitativo,
dobbiamo raggiungerli sul piano qualitativo, perché abbiamo tante situazioni sul territorio che ancora non funzionano. Quindi da questa riunione io penso che si possa, come dire, diffondere un virus positivo, ecco, per la nostra città. E io credo che il PD, come al solito, da protagonista, possa essere un po' la punta di questo iceberg culturale che dobbiamo creare. Franco Gerardini, sempre positivo, si spende insomma per la nostra città in tutti i modi, e quindi nei temi che lo interessano di più, che ha una maggiore sensibilità, sarà utile per tutti noi e per la città sicuramente quello che ci riuscirà a trasmettere Franco Gerardini. Giulianova ormai la regione Abruzzo, con, diciamo, tra i comuni con più di 15.000 abitanti, ha raggiunto ha un posto come raccolta differenziata tra i primi a livello regionale, quindi è un percorso che abbiamo iniziato, che iniziamo, che dobbiamo migliorare, dobbiamo rendere più efficienti. Intanto con Rossano Ercolini mi sento di, posso preannunciare, quindi lui mi dice di sì, tra maggio e giugno avremo la visita di Paul Connick, cioè è il massimo divulgatore della filosofia di Zero, cioè che è un po' il padre di questa filosofia, conosciuto a livello internazionale. Lui, questa filosofia è partita, diciamo, dagli Stati Uniti, e poi insomma in qualche modo adesso è questa filosofia si sta diffondendo anche in Europa e soprattutto in Italia. Quindi mi sento di annunciarvi un altro momento su questo tema dei rifiuti, in particolare la filosofia dei rifiuti zero, tra maggio e giugno, appunto, con Paul Connick. Detto questo, io lascerei la parola a Luciano Del Grande di Zero Waste Abruzzo, che ci introdurrà, farà delle premesse sul libro di Rossano. Prego. Grazie a tutti, buonasera. Intanto ringrazio il sindaco Francesco Rossomano perché mi ha raccolto l'invito a venire a questo evento di Rossano Luciano, qui abbiamo approfittato per tenerlo con noi anche nel pomeriggio. Ringrazio sempre la sua grande disponibilità, ringrazio tutti i partecipanti, oggi siete veramente tantissimi, e ringrazio anche Rossano insomma, che è qui, e non è la prima volta che è qui. Giulianova è il comune che ha aderito per primo in Abruzzo alla delibera rifiuti zero. Io ricordo infatti il contatto con Francesco Massomauro quando ho iniziato questa esperienza come presidente di un piccolo comitato che si chiama Zero Waste Teramo, in cui avevo iniziato, conoscendo appunto lo Stato del Comune per caso, attraverso il web, questo strumento meraviglioso che comunque rende il mondo così piccolo e così vicino, e poi di conoscerlo personalmente, partire solo da Teramo e andare a Napoli ad un incontro nazionale proprio di tutti i coordinatori di Zero Waste Italy, e insomma dissi che comunque anch'io avrei dovuto sicuramente contribuire a questo, perché in realtà non era un sogno, sembrava un sogno ma non lo era. Era reale, infatti dopo pochi mesi sono stata a Capannori, mi sono recata proprio nel comune dove Rossano praticamente vive, ha realizzato questo esempio virtuoso nel mondo, perché Capannori adesso è visitato da visitatori da tutto il mondo, è un comune che ricicla oltre l'80%, fa oltre l'80% di raccolta differenziata, ma ha lavorato su tutti i fronti, su quel centro di riuso di cui parlava poco fa Gerardini, che è importantissimo, fondamentale, sottrae tantissimi oggetti alla discarica, e insomma un lavoro bellissimo, ma soprattutto questa divulgazione, cioè Rossano dedica completamente la sua vita per divulgare questa strategia importante non solo in Italia ma in tutto il mondo. Io sono veramente molto contenta perché la provincia di Teramo in particolare è una provincia dove si può lavorare tantissimo, ma molto bassa. Infatti, come diceva siamo coordinati a livello regionale perché possiamo sicuramente fare il mondo, perché questa strategia deve essere il fiore all'occhiello proprio di questa regione che ha le potenzialità. Adesso ci siamo organizzati in maniera per poterlo fare, e sicuramente lo facciamo con l'aiuto di tutti, quindi è importante perché questa strategia è inclusiva. La strategia è inclusiva, è stato grazie.
perché ci praticamente unisce. Io quando realizzo degli eventi vedo l'entusiasmo da parte della gente. È una strategia anche semplice, perché ci si poteva pensare anche prima che il problema doveva essere affrontato a monte, no? Cambia completamente il paradigma con la strategia di Pizzer. Il problema non si può affrontare alla fonte, alla foce, ma si deve affrontare all'origine, perché non c'è nessun sistema di smaltimento di rifiuti che può essere non impattante, perché la discarica lo è, inquina tantissimo e dopo un po' si riempie, ne dobbiamo usare un'altra, l'incenerimento lo è anche, l'unico problema è non produrne. E Rossano è stato bravissimo perché ha anche fondato un centro di studi e ricerche a Capannori che studia l'alternativa a tutti quei materiali che non possono essere riciclati. Allora capiamo che non è un'utopia, se noi interessiamo anche la responsabilità del produttore, se noi responsabilizziamo anche i produttori che non devono più produrre materiali che non possono essere riciclati, e quindi evitando il cassonetto grigio abbiamo evitato la produzione di rifiuti. Ora voglio assolutamente, diciamo, presentare questo libro bellissimo che è una storia sociale di Rossano, veramente bella, perché lui è un ambientalista convinto e lo fa veramente da una vita, da sempre, sono 40 anni che Rossano dedica la sua vita proprio all'ambiente, alla protezione dell'ambiente, e tutto questo discorso di rifiuti zero nasce proprio contro, diciamo, sulla sua battaglia che lui combatte contro un inceneritore che vogliono costruire e installare nella sua città, nel suo paese, a Capannori. E quindi inizia, fonda un'associazione che si chiama Ambiente e Futuro e inizia una serie di incontri. Ecco il discorso della comunicazione. È importantissimo perché molta gente neanche sa dei danni che l'inceneritore può produrre, non c'è, diciamo, cultura in questo senso. E allora lui inizia coinvolgendo la cittadinanza, facendo convegni con i massimi esperti, con scienziati, e diciamo in questa occasione conosce Paul Connett, di cui ha parlato Gabriele, conosce Paul Connett che è proprio il fondatore di questa strategia. La sua battaglia contro gli inceneritori è una battaglia propositiva. Lui non dice no agli inceneritori, dice no perché io ho la soluzione. E quindi inizia questo bellissimo percorso che lo porterà a vincere la sua battaglia contro poteri anche fortissimi, e riesce a non far installare questo inceneritore. Questa sua battaglia continuerà in tutta Italia, perché non si ferma a Capannori, ma tutti coloro che lottano, appena lui sa dell'apertura di un inceneritore, cioè lui praticamente è a tutto tondo a disposizione, diciamo, per poter proteggere l'ambiente da questa pratica che deve essere assolutamente eliminata, che è quella dell'incenerimento dei rifiuti. E tutto questo gli varrà un premio importantissimo, che è il massimo riconoscimento a livello mondiale per le battaglie ecologiche, che viene consegnato ai sei più importanti personaggi che nel mondo si battono appunto a favore dell'ambiente. E per l'Europa viene consegnato appunto direttamente dalle mani di Barack Obama al nostro Presidente del Consiglio. E subito dopo, diciamo, la sua storia diventa un esempio mondiale, viene a quel punto contattato da tutti, mentre prima ricordava anche a Mociano questa mattina, quando lui si rivolgeva appunto agli amministratori locali per far adottare la strategia di rifiuti zero, trovava sempre le porte chiuse, il telefono occupato, nessuno rispondeva, gli amministratori cercavano di evitarlo, adesso invece sono loro stessi che lo chiamano, proprio perché la strategia di rifiuti zero è una strategia vincente. Abbiamo capito che occorre cambiare quindi il paradigma del ciclo, perché ci stiamo riempiendo di rifiuti e non possiamo veramente più coprirci gli occhi e dire che il problema non esiste, perché il problema c'è. Volevo iniziare questo, leggo alcune righe e poi Rossano Ettorini vi parlerà di questo libro bellissimo. Rossano è un maestro elementare e quindi fa la sua opera di divulgazione importantissima, la fa anche nella sua scuola con i suoi alunni, ma questo libro è un libro veramente bello, è una storia positivissima, bellissima, io l'ho letto più di una volta, e inizia con una telefonata che lui riceve a scuola con i suoi alunni. Vi leggo alcuni
Allora, hello, mister Ercolini, io non conosco assolutamente l'inglese, quindi questa parola qui non la leggo, questa frase, perché non so pronunciarla, però lo chiamano chiaramente dall'America per chiedergli e per dirgli che ha vinto questo premio. Questa telefonata mi raggiunge a fine ottobre 2012, mentre è terminata da poco la ricreazione pomeridiana nella scuola elementare a tempo pieno di Maria, in provincia di Lucca, dove insegno da anni. Sta per iniziare la lezione di geografia nella mia quinta A, con 27 bambini molto vivaci, ancora non ho spento il mio cellulare. I bambini mi sentono parlare in inglese e si mettono a ridere, circondandomi e domandandomi insistentemente chi mi stia telefonando. Non è facilissimo districarsi in quell'allegra confusione, ma accorciando la telefonata il più possibile riesco nell'intento. Non ho nemmeno il tempo di capire, fino in fondo l'accaduto, che subito i bambini vogliono sapere e mi tempestano di domande. È proprio allora, mentre lo racconto a loro, che anch'io mi rendo conto del senso della telefonata. Quando riferisco che al telefono c'era una signora di San Francisco, una mia simpaticissima alunna originaria proprio della Paia, mi chiede che cosa voleva. Io stesso incredulo rispondo: ho vinto un premio importantissimo, internazionale, per il mio impegno a favore dell'ambiente e di rifiuti zero. E quanto hai vinto? Mi domandano senza tanta diplomazia. Ho vinto $150,000, rispondo. Ma allora sei ricco, ribattono. Finalmente riesco a calmarli, rendendomi complice del mio segreto. La signora di San Francisco mi ha invitato a non rivelare nulla fino al 15 aprile 2013 e lo stesso dovranno fare loro. Prima di dare la parola a Rossano, quindi vuoi già riscaldare, ma sei già... No, volevo ricordare che nel 1996, diciamo, questa filosofia muoveva i primi passi in America, benissimo, ma nel 2000, negli anni 2000-2001, questo territorio, in particolare la città di Giulianova, ha avuto un attacco, diciamo, da parte di alcune multinazionali che volevano costruire, realizzare un mega inceneritore, presso l'area industriale di Colleanesco della Exide. E qui, nonostante noi non avessimo ancora aderito alla strategia rifiuti zero, molti di noi si sono impegnati affinché ciò non avvenisse. Ci siamo riusciti mettendoci anche contro gli allora DS, Margherita e gli esponenti, no, a livello comunale, provinciale. In qualche modo c'è questa sensibilità tra i cittadini, questo per ricordare, e queste battaglie, diciamo, le abbiamo affrontate alcuni, un decennio, anche più di un decennio fa, anche in questa città, e è scattato qualcosa tra i cittadini. Ricordo che nel mese di febbraio, sotto la neve, fino alle 7 mattina c'era la neve, riuscimmo a movimentare circa 2000 cittadini, dati della prefettura, della questura, quindi sono sempre, diciamo, inferiori, in difetto mai in eccesso, ma riuscimmo a fare una manifestazione sotto la neve per dire no a questo progetto. C'è da dire che poi gli uomini politici che in quel momento erano forza di governo a livello provinciale, vedo Antonio Maiorani, dove sta Antonio Maiorani, Antonio Rosci, che capirono che sarebbe stato, diciamo, una cosa negativa per il nostro territorio, per il nostro ambiente, per il nostro futuro, e ritirarono le delibere, questo che fece anche in comune. Quindi a Giulianova c'è questa sensibilità per difendere, questa attenzione a difesa dell'ambiente, quindi uno sviluppo sostenibile. Solo per ricordare questi momenti, perché qualcuno si è dato da fare in quel momento e ha capito, anche coloro che rappresentavano anche il Consiglio Comunale. E questo l'ho detto. Sto ricordando Franco Gerardini, Francesco Mastronau, che era il capogruppo allora dei 10, giusto a 10, Antonio Rosci, Antonio Maiorani, ecco, lì era una cosa normale, cioè magari si poteva capire perché si era l'opposizione, ma chi governava la provincia, che aveva fatto anche alcune delibere di consiglio, ha capito e tornò indietro in modo, oggi diciamo, in modo molto saggio, oculato e rivolto, con lo sguardo rivolto, proiettato al futuro. Solo per ricordare queste cose, perché a Giulianova in qualche modo siamo sensibili, abbiamo l'attenzione su questi temi, su queste cose. Io a questo punto passerei la parola alla star della serata, Salerno Lì. Posso rivolgere... Facciamo dopo, lui ci dà lo spazio. Prima che inizia, un quesito. Siccome la signora parlava di rifiuti non riciclabili,
noi abbiamo un grosso problema con l'amianto. Io, siccome sono un manovale della sicurezza e sto partecipando insieme ad alcuni progettisti nella zona di Fermo ad un bruciatore a ciclo chiuso per quanto riguarda l'amianto. Voi sapete che l'amianto, per poter uccidere questa fibra, ci vuole una temperatura da 1500 a 2000 gradi, perché altrimenti non riusciremmo. Io ricordo con amarezza quando Franco Gerardini diede l'ok a Ottona dell'apertura di una discarica per l'amianto, noi ormai siamo pieni. Bene, su questa cosa io non ho paura della tecnologia, premetto, ma su questa cosa come la pensiamo? Perché questo è un rifiuto non riciclabile. Riusciamo a distruggerlo solo sottoterra e sappiamo che le nostre campagne sono piene e nessuno conosce il sito, ad eccezione del vecchio contadino che quando morirà non lascerà detto dove è stato sotterrato la vita. Su questo problema mi permetto, quindi chiede, mi spiegherà come la pensiamo. È una intervenzione fatta. Chiudo dicendo che io sono stato 28 giorni al CIRS, caro Franco, quelle cose che tu hai detto io le ho denunciate e immediatamente tutti i sindaci mi dissero che ero incompatibile. Prima mi hanno eletto, poi mi hanno detto che ero incompatibile. Parecchio, tanto tempo fa. Quindi voglio dire pure queste cose. Vi ringrazio. Mi godo questo momento, vi ringrazio davvero di essere insieme ai dirigenti, ai consiglieri, assessori, insomma, lo stato maggiore onorevole, qui ci arrivo dopo, insomma, importante ovviamente, lo stato maggiore del PD. Ma siccome questo godimento mi deriva dal fatto che io due giorni fa ero un faccia a faccia con il PD di Sesto Fiorentino che è stato al Formicotone. Sesto Fiorentino, inceneritori Renzi, Case Passerini, che vuole l'inceneritore di Era, costi quello che costi, senza nessun tipo di confronto. La popolazione, le mamme non inceneritori, si è costituito un comitato che dall'altissimo valore simbolico, già nel nome ha un programma, mamme non inceneritore, no, dovrebbero solo, abbiamo sentito, nonostante gli accordi che dovevano essere ugual tempo a una parte e ugual tempo alla controparte, abbiamo sentito tre pappardelle, tutte secondo il pensiero unico dell'incenerimento dei rifiuti. Poi naturalmente la gran parte della platea era diciamo al seguito delle mamme non inceneritori, quando sono intervenuto io, che sono un loro fan, ma loro mi imbarazzano pure perché mi portano anche come se fosse il Papa, dopo che c'è da fare dei confronti, naturalmente nessuno si è sentito di sottrarmi il microfono quando ho parlato 20 minuti, quando mentre gli altri avevano parlato un'ora complessivamamente, dando fiaba alle trombe soltanto in un'unica direzione. Io ho esordito dicendo, guardate che ho moltissimi amici, io non sono un nemico del PD, ho moltissimi amici del PD, sarò in Abruzzo, a Giulianova, ospitato dal PD, con l'onorevole Ginoble, con il sindaco che è del PD, con il segretario della sezione che è del PD, e mi trovo assolutamente a mio agio. E questo conferma. La realtà dei nostri tempi, e poi io su questo qualche battuta, nonostante diciamo, lo stress del tempo, la vorrò dedicare, nonostante i tempi, io credo che oggi esistono da un lato il partito delle buone pratiche trasversale e dall'altro il partito trasversale dell'industria sportiva. Oggi, io vengo dagli anni 70, quindi mi permetto di chiamare quel contesto storico che ho vissuto sulla mia pelle, perché da 40 anni che io
non ho mai smesso di impegnarmi, quindi se ho sbagliato, ho sbagliato proprio fino al fondo, senza remissione. Allora vinci tu, perdo io, vinco io, perdi tu. Oggi o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Quindi l'essere partito io lo ritengo onorevole, come sono toscano, vengo dalla Toscana del Ghibellini Fuggiasco, Ghibellini Guelfi, essere partito da un uomo è onorevole. Gramsci diceva che è onorevole prendere un partito, vuol dire avere il coraggio di assumere una parte, senza per questo pretendere in modo arrogante di rappresentare la totalità. Ma noi in Italia abbiamo il vizio, pratichiamo uno sport di trasformare il partito in faziosità. Non è lecito, o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Non è perché tu mi sei contro, dici una cosa giusta che dicevo ieri anch'io, io ho sperimentato persone che dicevano l'opposto di me, è lecito. Io ho cambiato idea, ora mi contraddicono e dicono quello che dicevo io. Questa è faziosità, non è accettabile. Lo sport di oggi. Lo sport di oggi, quindi io sono onorato, gasatissimo di essere qui con voi e vi ringrazio di nuovo, perché conosco l'esperienza di Giulianova, conosco Gabriele che è venuto a Capannori, col quale abbiamo lungamente, diciamo così, discusso anche informalmente attorno a un tavolo mentre si mangia la pasta asciutta. Conosco il sindaco, che è una persona molto forte nel promuovere il messaggio rifiuti zero. So benissimo che voi avete una difficoltà aggiuntiva rispetto per esempio al mio comune di Capannori, di avere una stagione turistica che raddoppia, triplica la presenza in una città che da 20.000 diventa 60.000, certamente c'è da mettere in campo delle strategie per fronteggiare in quei 3 mesi e mezzo una cresciuta produzione dei rifiuti. E concretamente è vissuta come una difficoltà per i comuni partire ad adottare la strategia di rifiuti zero, proprio quella della stagionalità dei flussi e delle presenze demografiche. Quindi è davvero un'eccellenza Giulianova, considerando questi trucchi, e periodicamente io torno qui con voi dalle vostre parti a farvi complimenti, ma anche a dire ragazzi non ci si può fermare, perché il nostro è un percorso in salita, se pedaliamo andiamo avanti, se no si torna indietro. Saluto una diciamo così un entusiasmo che c'è in Abruzzo nell'accogliere il messaggio di rifiuti zero, magari ancora non è di massa, è chiaro che noi evidentemente sentiamo l'erba che cresce, quindi valorizziamo al massimo quello che all'ultima fila non risulta nemmeno, però che si sia costituita l'associazione rifiuti zero, il comitato rifiuti zero, è un passaggio ambientale estremamente rilevante, che ci sono persone da un lato neofiti, passionali come Luciana, le donne sono presentissime in rifiuti zero. Io con Paul Connett diciamo la sindrome dell'orso, di mamma orsa, che sente e è preoccupata per i bambini, per il futuro. Ecco, le donne hanno un ruolo di prima fila nel movimento di rifiuti zero, un movimento esistenziale, un movimento certamente ha bisogno di expertise, di rigore scientifico, ma ha bisogno di un afflato culturale, ha bisogno di proporre soprattutto ai giovani un messaggio. Perché parliamoci chiaro, il nostro magazzino del senso è vuoto, lo apriamo, non c'è più nulla, soldi e carriera, e la politica che si dovrebbero nutrire di cultura, le culture politiche sono sempre più inaridite, e per definizione quello che dovrebbe servire il bene pubblico diventa strumento per la emancipazione non sociale, ma individuale e personalistica. Questa è la sconfitta della politica. Quando parte un porta a porta, una raccolta differenziata porta a porta, non solo si mette sul giusto binario la gestione dei materiali di scarto, ma la politica ritrova quel volto umano che ha perso. Perché quando si fa vincere una raccolta differenziata, avviene perché il sindaco va a aprire la porta, trova la signora, sindaco, che ci fa? Ma ha portato una multa? No. Sono venuto a spiegarle dove si mette la carta punta della pizza, dove si mette il tetrapack, dove si mette il blister. No, venga, gli ho
offro un caffè, sono anche un po' spettinata. Posso? Meglio, la signora si accorge che la politica si considera anche lei. Non è più quel gioco metafisico che sta laggiù, 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 laggiù. Bisogna tornare a occuparci delle persone. Personalizzare i messaggi. Ognuno di noi, per fortuna, è diverso dall'altro. Non so perché ha il naso lungo o il naso corto, ma perché hai bisogni, esigenze, ma tutte fanno parte di un'umanità. Scordando questo tragico, rimbomba come i colpi esplosi a Parigi. La mancanza e il vuoto del magazzino del senso rimbomba. Sono preoccupatissimo se non torniamo a dare un volto umano al primato delle nostre azioni. Non c'è futuro. E io un futuro non posso non pensare che non ci sia. Rifiuti zero, un trampolino di lancio non solo per i rifiuti, per una gestione accorta dei rifiuti, ma è un trampolino di lancio verso il futuro. Se non attiviamo ruote dentate che a loro volta mettono in movimento meccanismi del cambiamento, non c'è sbocco. E io anche qua rinuncio a pensare che non ci sia sbocco, nonostante tutto sono ottimista, sono comunque positivo, perché la mia storia è una storia di empowerment. Io ho vissuto e sto vivendo un percorso di empowering. La Goldman Foundation, quando mi ha attribuito il premio, poi io chiedevo: ma come mai a me? Io ho un maestro, non sono un parola all'università, perché vogliamo dare potere senza potere. Infatti, quando mi diceva Luciana, io incontravo un sindaco di Porcari. Sindaco di Porcari non vi dice niente, Porcari, che non è buffo, semmai, ma dolce la carta regina, la Sofri, il quinto gruppo al mondo, ha rilevato due cantieri in Alabama, e il management è porcarese, locale, del distretto Carcari, ne parleremo un attimo dopo. Facevo la fila, telefonavo, sempre occupato, alla fila, dove c'ho aspettare un'ora, poi passava l'ora e è andato via, c'aveva cose importanti. Io, il messaggio è che non sono importante, vabbè, sono importante, ma le questioni da porre erano. Ora, dopo la stretta di mano di Obama, i sindaci mi incontrano, sono ben lieti di incontrarmi, e non solo i sindaci che hanno adottato da prima il giudizio, ma i sindaci dell'oltre Poppavese, incontrati una settimana fa, erano 15, perché sono interessati al più di zero, hanno un inceneritore di A2A con una mega discarica di ceneri davanti senza tettoia, e poi a Firenze ci dicono: ma noi gestiremo tutto, però non c'è il piano di gestione delle ceneri. Nonostante questo, autorizzazione definitiva il 23 novembre. Questa politica è perdente, ma perdiamo tutti ragazzi, non possiamo giocare al massacro e pensare: ma io un po' mi salverò, io comunque anche dal massacro farò carriera. Ma se questa è la nostra miseria, è la miseria della politica, soprattutto di chi viene dalla sinistra, da valori radicalmente democratici, da un civismo democratico, è importantissimo il ruolo di un partito come il tuo. Io sto parlando, sto finendo, ho finito di scrivere il secondo libro per la Bompiani, di civismo democratico. Negli anni 70 c'era la lotta di classe, io non so più se è attuale, non so più marxismo, non marxismo, non lo so. È stata una stagione, sono un po' picchiano, la storia ha un po' i suoi cicli e ricicli. So solo che oggi c'è la democrazia bottom up, quella delle comunità, quella dal basso, quelli che hanno sconfitto l'inceneritore che voleva Vannino Chiti, ora ad opposizione, Vannino Chiti. Era lui il presidente della giunta regionale che commissariò la realizzazione dei due inceneritori in provincia di Lucca, di cui in Marcapannoli, e quella che ha sconfitto l'inceneritore a Giulianova, da quanto ho sentito e sapevo anche da Gabriele. E l'altra è la democrazia top down, dall'alto. Cioè le multinazionali si telefonano tre persone, comunicano con altre 10. Queste 10 dicono ai parlamenti: dovete approvare questo, il TTP, chissà cos'è, ma condizionerà cosa mangiamo, e io non so di che cosa stiamo parlando. Attenzione, la democrazia o è fino in fondo, e allora parlo del civismo democratico, di una nuova cultura politica,
che va oltre la sinistra. Probabilmente raccoglie il meglio della sinistra, della democrazia in senso lato, anche liberale, perché la lezione liberale, se c'è una cosa che mi ha salvato, io leggevo insieme Lenin e Bertrand Russell, è stato bellissimo per me, perché credevo in Lenin, ma credevo anche in Bertrand Russell, empirista inglese, liberale socialista dei tribunali, che criticava duramente la rivoluzione sovietica, però rispettandola. Ecco, per me è stata una lezione, leggendo questi libri, io il libro più bello è quello lì, Storia della filosofia occidentale, di Bertrand Russell, perché la lezione liberale è fondamentale, anche quando la battaglia rivoluzionaria, tra virgolette, non deve mai dimenticare il diritto e il pluralismo di idee, il rispetto assoluto delle minoranze. Ma dentro questo percorso dobbiamo ancora immettere il germe dell'emancipazione e di una società che cambia costantemente. Oggi non possiamo non cambiare costantemente. Mi preoccupa stamattina quando ho letto che Parigi vuole sospendere la Convenzione dei diritti dell'uomo. È agghiacciante. Io ho una mia teoria, ovviamente. Sui rifiuti mi considero un po' aggressivo. Su questo sono un cittadino comune come voi, forse anche più banale di voi, che avete impegno in politica e conoscete anche la retroscena della vostra politica locale, ma non solo. Guarda caso, di che cosa si parlerà quando c'è l'incontro sull'ambiente dell'ONU, sui cambiamenti climatici? Andrà in quinta pagina. In prima pagina ci sono gli attentati terroristi. Io lo dico come battuta, l'hanno fatto i sauditi l'attentato, l'hanno fatto i petrolieri, lo sanno tutti che i petrolieri finanziano l'ISIS, e noi ci scandalizziamo dell'acqua fresca, perché Obama aveva fermato l'oleodotto, la Cina si è avvicinata moltissimo ad un accordo, e il problema cinese è cruciale. Noi siamo maledettamente periferici, noi italiani. Invece bisogna pensare nel segno locale e globale. Io sono stato invitato dall'Università di Shanghai, e assolutamente pure a Firenze pensiero unico. Io vado con l'invito dell'università a un incontro della Cassa di Risparmio di Firenze con tutti i papaveri a favore dell'inceneritore, e io dissi, ma noi si dice che il pensiero unico è in Cina. Ma in Cina mi hanno invitato a parlare di rifiuti zero e di economia circolare. Ma dov'è? Dov'è? Andai in Cina e nel piccolo mi chiedevo come intervengo, come faccio la mia presentazione, col ditone da maestrino, come faccio? E laggiù non mi ascolti, No, oppure modestamente, perché è facile dire ai cinesi, e loro ti dicono non dovete fare questo, no? E loro ti dicono, ma voi l'avete fatto negli anni 60. Quante terre dei fuochi avete in Italia? Solo Caserta? Ce ne avete tante. Ora lo facciamo noi. Il piccolo dramma è che loro sono 1.400.000. L'India sono 1.200.000, l'Indonesia e il Brasile. Si abbracciano l'usa e getta. Ecco perché noi non possiamo uscire dalla crisi riproponendo trivellazioni e inceneritori. Bravo. Soprattutto alle comunità. Questa è l'opinione modesta di un attivista appassionato, la metto insieme a mille altre, ma che perlomeno se ne discuta, non che nessuno abbia l'arroganza di asfaltarmi. Nessuno ci asfalterà. Io conosco il segretario, il presidente, lo conosco, l'ho incontrato in una trasmissione. È un problema vostro, è anche nostro. È giovane. Io conosco sindaci che sono andati con lo striscione rifiuti zero alla prima Leopolda. C'è un sindaco di Cerzetto, della Calabria albanese, che ha studiato a Firenze, sono andato giù, è il primo comune della Calabria, l'unico, sono due, insomma, che hanno adottato rifiuti zero, che mi ha detto, lo so, io sono andato giù
con lo striscione, rifiuti zero. Renzi mi avvicinava e ha detto, ma perché portavo quello striscione? E io più sono per rifiuti zero, ma brucialo, brucialo. Insomma, hanno detto proprio così. Ma il messaggio è questo, perché mi ha detto andiamo a cena la prima volta, dopo non c'era altra gente, la seconda sì. E allora ho capito subito, però io ci credo. Un altro sindaco di Acerola è venuto a Capannoli, simpaticissimo, Marco si chiama, ha detto io sono il braccio destro di Renzi, come la vedo? Ha detto lo sanno, io me l'ha messo, si organizza un incontro, si parla con lui. Io mi auguro che persone importanti, deputati, sindaci, e poi chiedo anche a loro, darò una richiesta di compito, farò verso di loro, che lo accerchino e gli dicano tu sei giovane, sei una persona aperta, perché un giovane non può, vuoi rottamare, sei per la flessibilità, ma l'inceneritore è quanto di più inflessibile che ci sia, perché per 30 anni se fai quella roba lì devi fare quella roba lì, ce lo insegna Rotterdam, ce lo insegna la Svezia, ce lo insegna la Germania, si parla della Svezia, della Germania, il Berlino, sono usciti da Berlino al 40% di raccolta differenziata, brucia. Berlino brucia, il titolo di un film. Vienna, che è il modello di Renzi, ha il 42%, diciamocelo, se vogliamo bruciare la maggior parte dei rifiuti e avere una raccolta differenziata marginale, non che non ci sia, ma marginale, facciamolo pure. Ma è così, o l'incenerimento, no? La tigre con l'agnello si mangia l'agnello. L'incenerimento con le buone pratiche, raccolte differenziate alla riunione software con hardware, l'hardware si mangia il software. Non c'è, è banale, lo dico io perché parlo con i bambini e devo dire cose semplici. Ma è così, guardate, con l'arroganza di dire che è così. Io, da questi incontri, che probabilmente non sono gli unici, perché io ho molti incontri col Partito Democratico. Non sono gli unici, infatti è per questo che io sono serenissimo e contentissimo di essere con voi, ma non per strumentalizzarvi, per dire telefonate per favore, no? Perché dico, ma allora voglio capire qual è il PD, questo di oggi che è venuto qui per sé, prima di tutto, per riflettere sulle tematiche, e quindi è vispo, è vitale, non è vero che quell'ettoplasma che si descrive, vuol dire che c'è ancora sangue nel circuito. Oppure quell'altro che è quelle camicia con Eva. E questo è un problema, certo, i partiti di massa hanno le contraddizioni, se siete tre persone, tutte, è facile avere idee semplici. Il partito di massa riflette la complessità delle società e quindi anche le contraddizioni. Però ragazzi, è il tempo in cui il timone bisogna saperlo gestire, o la nave va da una parte o va dall'altra. Io credo che la nave non abbia... Dicevo stamani ai bambini, ai ragazzi delle medie, se continuiamo a consumare come gli americani abbiamo bisogno di quattro pianeti, se continuiamo a consumare come gli europei tre pianeti, mentre avviene tutto questo, Cina, India, Indonesia stanno facendo tutto, qualcosa deve, ragazzi, cambiare. Ecco, situazioni come quelle che noi stiamo innescando dalla base, bottom up, comune dopo comune, secondo me ci danno speranza. È vero, apparentemente, vabbè, cosa contiamo noi Capannoli e Giulianova? Ma siamo 220, 4 milioni e 800 mila abitanti. Cominciamo a rivendicare. E io mi piacerebbe che il sindaco di Giulianova, ecco il compitino che chiedo, insieme al sindaco di Capannoli, che sono anche capannolesi, quindi ci tengo, poi Capannoli ha aperto la strada, cominciassero a proporre un appello perché venisse discussa la proposta di legge rifiuti zero in Parlamento. Se lo fanno i nostri 220 sindaci con la fascia tricolore, io credo che deputati come Ginoble avranno buon gioco, al di là del fatto che lui, forse anche Raffaella Mariani, stasera ci deve essere anche lei, disse, ah, c'è Raffaella, voglio sentire che dice, Demenic che è con noi, ecco, avranno un assist per poter dire, altrimenti sì, magari uno si spende, però sa già che le maglie sono talmente strette. Ecco, se da un lato noi muoviamo questa facciamo questa mossa, dall'altro i nostri riferimenti in Parlamento, trasversali possibilmente, a partire però dal partito di maggioranza,
cominciano, anche tenendo conto della tattica, della pretattica, a dire perché no dare, apriamo una discussione, qui ci sono delle buone idee, sui punti sui quali ci sono diverse opinioni, cominciamo un confronto che sia il più possibile aperto, pubblico, invitiamo l'expertise, perché insomma Gerardini non è l'ultimo arrivato su questa materia, no? Voglio dire, di dettati normativi, di storicizzazioni dei processi che si sono evoluti dal 1982 fino al 2015, voglio dire, ne è ben consapevole, noi non siamo, e su questo finisco, l'altra sera siete velleitari, a parte che l'ha coniato la Toyota, zero waste, spreco zero, ha capito, la Toyota ha capito che più un processo produttivo è inefficiente, più produce rifiuti, cioè rilevanti in quantità e in pericolosità. Più un processo produttivo è efficiente, visto che si parla sempre più di efficientismo, è minore la produzione dei rifiuti. E poi io rispondo con l'orgoglio della mia storia. Allora, negli anni 80, nel distretto cartaceo importante d'Europa, abbiamo sempre avuto uno scontro violentissimo con l'industria cartacea, perché voleva smaltire lo scarto di palo, perché sono le impurità contenute nelle macerie che vengono adoperate in gran parte dalle cartiere, c'è molta plastica, volevano fare l'inceneritore. La comunità era contraria, fino a che nel 2008 propongono la torcia al plasma. Io anche lì mi sono accerchiato, solo contro tutti, ci porto un paio di volte per Conito, ma non è che tutte le volte per Conito poteva venire di là, dell'Atlantico, sconfiggiamo, e io mi prendo un impegno che poteva sembrare una presa in giro a loro. Il mio centro di ricerca, 20 milioni in 6 anni, non 20 milioni, 20 mila euro, magari 20 milioni, 20 mila euro in 6 anni, dice noi non siamo contro l'industria, siamo contro l'industria sporca, che spesso è anche assistita, quella dei petrolieri, quella dei chip 6, no? Oh, mentre riciclo stentava, ora non stenta più, stentava, si davano i chip 6 agli inceneritori, eh certo, con i soldi di papà è facile fare tutti i liberisti, no, sono tutti liberisti, ma con i soldi nostri, con la bolletta elettrica o con la bolletta dei rifiuti. E allora io ho detto, io nel mio piccolo vi darò una mano, ho portato a un'azienda che si chiama Ritecno in provincia di Rovigo, Occhio Bello, vicino a Ferrara, ma in provincia di Rovigo, abbiamo fatto dei test e si può produrre manufatti seconda vita, cioè pallet, cassette per l'ortofrutta, vasi per i fiori. In Toscana abbiamo il distretto floro vivaistico di Pistoia, che usa i vasi di origine direttamente petrolifera, quindi plastica vergine, potrebbero essere sostituiti, tubi per l'idraulica, profilati, tavole per pavimentare piscine e quant'altro. Ecco, all'inizio i cartacei erano, poi hanno cominciato a vedere di là dal telescopio, hanno visto che funzionava, l'anno scorso mi vengono a cercare per firmare un Life Plus, un progetto europeo Life Plus, come presidente di Zero Waste Europe, io vengo lietamente, ci vedono al tavolo gli industriali con Rossano e Colini, dice Rossano qualcuno, Dio bella quella immagine, a parte che sei venuto lo stesso, ma bella quella immagine, c'è una cosa incredibile per la nostra storia, si può fare. A luglio sappiamo che abbiamo vinto 1.400.000 euro, l'obiettivo dei cartari di Lucca, la potenza più rilevante del settore europeo della carta, è quella di avere un brand per pallet, invece di usare il pallet in legno come usare, sostituirlo col pallet in plastica seconda vita derivata dallo scarto di palpe. Adesso il progetto è partito, abbiamo i primi passi dello steering committee, e però stiamo organizzandoci perché dovremo dar vita a un impianto pilota. L'obiettivo è realizzare un impianto che tratti 30.000 tonnellate di questo materiale per produrre localmente economia circolare. È stato valutatissimo, ha colpito Zero Waste accanto all'industriale. È stato tra i più punteggiati in Europa. Perché? Perché si è visto che quelli che erano i conflitti possono diventare elementi
di superamento del conflitto, o vinciamo tutti o perdiamo tutti. Del libro non ve ne ho parlato, è stata molto brava Luciana, salvo aver avuto un piccolo limite, per fortuna si è fermata presto, perché se ve lo leggeva tutto lei di domande, perché poi deve prendere il treno, deve ripartire. Quindi se qualcuno, c'è nessuno che vuole fare delle domande oltre a quella. Nessuno vuole fare domande? Rispondo al signore che fa la domanda. Allora, guarda, il problema dell'amianto è lunghissimo, e purtroppo il treno è vicino, è lontano e vicino l'orario. Però è soprattutto un problema legato a non considerare il principio di precauzione, è stato drammatico, ne sanno qualcosa le popolazioni sul del Piemonte, dove sono state beffate e danneggiate, hanno avuto i morti e nemmeno la giustizia. Quindi certo rincorriamo gli errori di uno sviluppismo senza futuro, e per fortuna la crisi ha tagliato fuori. Dal punto di vista, comunque il problema c'è, dal punto di vista ambientale, mi corregga l'amico Gerardino, a volte c'è il nome, io ti sentivo parlare, poi ci siamo visti a Giulia Nova, ma ti sentivo parlare prima di conoscerti di persona, è che se lo mettiamo in discarica non rilascia le fibre, e quindi dal punto di vista sanitario appare la migliore soluzione. Il problema è che anche se io lo sistemo con il cellophane, il pericolo è che il cellophane si consuma, e poi l'asbesto una volta che viene inalato non perdona. Non c'è partita, non perdona, anche tempi di latenza, ma poi dopo muore. Bruciarlo non è, si parla di alcune tecnologie appunto di vetrificazione altissime temperature, però anche su questo io ho parlato prima, accennato torce al plasma, pirogassificazione, pirolisi, sono tutte sole, ora detto in un modo molto scientifico, ma per i tempi a nostra disposizione rimangono a disposizione per continuare il confronto eventuale. Mi ha interessato molto, c'è il presidente dei comuni dei Borghi Autentici, che è il comune di Melpignano, una bravissima persona, poi mi ha mandato un messaggio l'altro giorno, mi sfugge il nome ora, ma è un amico, che voleva realizzare un impianto sul modello di una ricerca di un professore universitario di Bologna, che ha fatto un esperimento per mischiare il siero del latte con l'amianto, recuperando entrambi, tutti e due sono rifiuti speciali, uno speciale pericoloso, l'altro speciale è alimentare, non è particolarmente impattante, ma è un rifiuto speciale perché è un prodotto della lavorazione, e si prendono i classici due piccioni con una fava. Certamente siamo a livello di sperimentazioni, sono avanzate, anch'io volevo prendere contatto con questo professore, quindi non le so dire di più, però è interessantissimo. Sicuramente ci saranno anche tutte le zone grigie delle scoperte che poi magari testate su scala industriale perdono parzialmente la loro efficacia, ma secondo me quella è la strada da seguire, se è possibile anche in esperimenti diciamo così limitati, magari apportando i dovuti accorgimenti si può estendere anche sulla scala industriale trattamenti che fino a ieri pensavamo non possibili da realizzare. Qui le so dire di questo, magari se andiamo su internet troviamo maggiori particolari. Il problema è che non abbiamo più le discariche a disposizione, il problema grosso è questo. Sì, ora è anche vero che fare una torcia a plato che costa un sacco di soldi per bruciare magari 7.000 tonnellate di amianto è un bagno di sangue economico che non viene assolutamente giustificato, anche fosse in qualche modo non reso obbligatorio, insomma, ecco. Perché ripeto, prima di dire faccio un impianto del genere, guardo ipotesi A, ipotesi B, ipotesi C, magari ecco, facciamo anche rete, ormai è facilissimo fare rete nazionale, ci contattiamo e vediamo di mettere a disposizione il circuito le migliori conoscenze possibili.
Beh, penso che ci sono. Se qualcuno vuole fare domande, nessuno, no? Sì, io ne vorrei fare una. Sì, perché io deve vorrei partire. Sapere in okay. generale come pensate di smaltire i rifiuti tossici, in generale a parte l'amianto, se avete un'idea. Sui rifiuti tossici. I rifiuti tossici, allora, in generale. A noi spesso. Sono uno che sta sulla piazza da tanti anni, conosco tutti gli argomenti, sono argomenti che vengono, si dice, ah, voi parlate di rifiuti urbani, ma i rifiuti speciali sono 5 volte di più, 3 volte di più. È vero, ad esempio, quando vi ho portato l'esempio dello scarto di Padova, sono 100.000 tonnellate della Piana di Lucca, un rifiuto speciale, quindi non è vero che ci occupiamo solo di rifiuti urbani. I rifiuti comunque speciali sono maggiormente omogenei. È il rifiuto dello scarto della pelle, è il rifiuto del ferro o la segatura, un classico rifiuto speciale ma che è facilmente riutilizzabile. Quindi, per esempio, nella contabilizzazione dei rifiuti speciali, il 60%, 5 sono costituiti dai rifiuti lapidei e dagli inerti derivanti dall'estrazione metallifera e dai falli. Il resto sono lo scarto di pasta, lo scarto di lavorazione delle scarpe, scarti di lavorazione sono tendenzialmente omogenei, mentre la partita più complicata, perché estremamente eterogenea, ma non in generale, giorno per giorno varia, è quella dei rifiuti urbani, per cui oggi tutto organico, ma domani ci trovo l'organico e la bombola del gas. Dici, ma non ce la potevi mettere, io ce la trovo. I rifiuti urbani sono per definizione rifiuti in peggior lavorazione, mentre i rifiuti speciali, i rifiuti pericolosi invece sono relativamente pochi, quelli dichiaratamente pericolosi. E anch'essi sono rifiuti, diciamo così, tendenzialmente omogenei, che possono, dato il problema, trovare la data soluzione. Certamente ora non sto sintetizzando, però fondamentalmente la metodologia è questa. Se riusciamo a gestire in modo rilevantemente positivo per la comunità, per la salute e per l'ambiente i rifiuti urbani, abbiamo un know-how sufficientemente maturo, abbondantemente maturo, per gestire le altre tipologie di flussi che, anche se più rilevanti, sono appunto meno eterogenei.